Grazie di essere qui, buon pomeriggio, questa è l'ultima sessione, quindi cercherò di essere il meno noioso possibile. Quindi, qual è l'obiettivo della sessione? È quello di dare risposta fondamentalmente a questa domanda. Cioè, non ho la pretesa in 40 minuti di andare in profondità su cos'è Service Fabric, ma quello che mi preme è cercare di farvi capire cosa può fare e soprattutto quando può essere usato, ma quando non deve essere usato, che è la cosa più importante. Quindi andiamo a vedere un po' di caratteristiche di che cos'è Service Fabric. Tanto per cominciare, una slide su che cos'è un approccio architetturale a microservizi. In un approccio architetturale a microservizi io suddivido la mia applicazione in tanti piccoli blocchetti isofunzionali che comunicano, dialogano tra loro, parlano tra loro con un certo protocollo che può essere HTTP, HTTPS, WebSocket, MQTT, quello che vogliamo. La cosa importante è che ogni microservizio è il più piccolo possibile e qui sul concetto di piccolo dipende, cioè, lo sapete voi, che faccia un'operazione semplice, che sia quindi proprio perché semplice possa essere deployato in maniera autonoma, facilmente manutenibile e crescere di versione, cambiare di versione in maniera univoca. Meglio ancora se poi questo piccolo servizio possa avere tre visioni, quella del codice, quella dei dati, delle risorse e quella della configurazione, che anche a loro possono andare in crescita di versione in maniera disgiunta, quindi avere grossa granularità. Infine, ogni microservizio deve gestire il proprio stato, i dati che gli competono, e lo può fare in tanti modi. Può avere uno storage esterno, SQL, NoSQL, MySQL, un file system, quello che volete, ma può anche avere uno storage interno, può tenere dentro di sé lo stato. E soprattutto, cosa importante, proprio perché ogni microservizio è di fatto indipendente dagli altri, dovrebbe essere indipendente dagli altri, in teoria potremmo avere una batteria di microservizi anche realizzati in linguaggi differenti, ok? È evidente che se parto da zero a un approccio a microservizi probabilmente avrò un team che parla lo stesso linguaggio di programmazione, ma in linea teorica potrei suddividere anche con diversi linguaggi. Questa è un'architettura, quindi in quanto architettura, vi ricordo, va scelta perché soddisfa dei requisiti e non perché, diciamo, è la buzzword del momento, perché fa figo fare architettura a microservizi, ok, realizzare soluzioni a microservizi. Questa è un'architettura che serve per permetterci di scalare in maniera rapida e veloce, perché si basa sul concetto che il microservizio è piccolo e quindi nello stesso posto, se è piccolo, ce ne entrano tanti. Passatemi il concetto così veloce. Quindi, se non ho necessità di scalabilità, di alta affidabilità e di cose del genere, potrebbe essere un azzardo usare un'architettura del genere, perché ovviamente è un'architettura, vedremo, distribuita e quindi più complessa, ok? Se scegliete questa architettura, fatelo a ragion veduta, non perché è una moda o perché fa figo. Approcci. A sinistra vedete l'approccio tradizionale, quindi io ho una applicazione composta internamente da vari moduli, diverse DLL, diversi moduli logici, quello che vogliamo. E cosa faccio? La distribuisco sui miei server, ok? Per scalare creo un nuovo server e ci rideployo l'applicazione. Questo fa sì che se il modulino giallo è poco usato, diciamo così, in realtà io sto sprecando risorse su 3, 4, 5 server, perché quello è poco usato, quindi non ci sarebbe la necessità di duplicarlo ogni volta. L'approccio ai microservizi invece prevede una serie di blocchettini, i microservizi, qui in realtà ho due applicazioni, ma insomma è la stessa cosa, che vengono sparpagliati, passatemi il termine, su un insieme di macchine che si vedono, il cluster, poi andremo a dettagliare che cosa intendiamo per cluster, e quindi cosa succede? Che se questo è meno usato degli altri, avrà meno istanze, ok? Lasciando spazio a quelli che effettivamente lavorano, ok? Quindi faccio quello che viene chiamata densità, cioè cerco di inzeppare più roba, come vi dicevo prima, all'interno dei miei servizi, del mio cluster. Tra le altre cose, in questo modo, proprio perché io sfrutto
al meglio lo spazio, ok? È come se usassi tante scatolettine opportune per mettere i miei oggetti a casa, è probabile che nella stessa quantità di server ci entrino più applicazioni, ed è proprio questo perché qui ho messa una e qui due, ok? Quindi è anche una sorta di risparmio, mettetela così. Poi magari costa di più a livello di hardware, ma risparmio perché lo faccio una volta. I dati, anche sul discorso dati, in un approccio tradizionale io ho dei livelli e una banca dati, può essere di qualsiasi tipo. Il problema è che di solito la banca dati è un po' il collo di bottiglia, perché prima o poi ci finiscono, quindi arriva un punto in cui tutti convergono, è un po' come l'incrocio, come il casello autostradale. E cosa faccio? Aumento la potenza di questa oppure metto delle cache in mezzo e quindi cerco di evitare il più possibile e cerco di arrivare alla banca dati quando mi serve. In un approccio a microservizi io ho un grafo di oggetti, ognuno dei quali, come dicevo prima, ha uno stato, che in questo caso per esempio va su una banca dati. In questo caso invece ce l'ha all'interno. Questo già mi fa pensare che in realtà mentre qui progettare, scrivere il codice e cambiare le carte in tavola è relativamente facile, non è detto, ma insomma è abbastanza facile. Qua devo di volta in volta, microservizio per microservizio, andare a fare quello che si chiama progettazione. So che è brutto, però le applicazioni andrebbero progettate, visto che i palazzi li progettiamo, le autovetture lo facciamo, non vedo perché non farlo per le applicazioni. E quindi significa andare a capire che questo qui, che è il modulo che si occupa dei miei utenti, deve essere progettato e che magari per le performance, per le necessità, ha bisogno di una banca dati esterna. Questo invece, che è il servizio che si occupa dei prodotti, siccome ho intenzione di essere pronto a rispondere sul mercato, magari questi prodotti è meglio che li tenga in memoria o che li tenga all'interno del microservizio, ok? Quindi già qui capite che c'è un po' di complessità in più qui dentro, quindi tenetelo sempre presente. Service Fabric. Allora, Service Fabric è una piattaforma, ok, che fornisce una serie di servizi, sono queste paroline qui, e può essere utilizzato su Azure, chiaramente è nostro, su un private cloud, quindi on-prem, casa nostra. Io compro 3 PC, li metto in un cluster e ci metto sopra Service Fabric, o in un cloud qualsiasi, ok? Adesso capiamo che significa anche in un cloud qualsiasi. E su Windows e Linux, ok? Cosa ci mette a disposizione? Ci mette, in base a, vedremo dopo nella parte di programming model, in base a cosa stiamo usando, quale tipologia di microservizio andiamo a scrivere, ci mette a disposizione tutta una serie di moduli, di building block, di funzionalità, e queste chiaramente ci aiutano. Quindi un programming model, se vogliamo sfruttare appieno la piattaforma. Ovviamente un management, quindi la gestione, una serie di funzionalità per il testing, che probabilmente nessuno mai usa, ma ci sono, e tutta una serie di facility per la communication, per la reliability e per l'hosting. Molte di queste cose ovviamente fanno parte di tutte quelle piattaforme per architettura microservizi, grazie il management, spero, perché avere un'architettura microservizi e non poterla gestire, quindi in realtà non c'è niente di nuovo qui, se non forse questo qualcosa qui, anche se più o meno stiamo parlando di un qualcosa che fa orchestration di microservizi, management, e mi permette con delle API di facilitarmi il lavoro di scrittura del codice, ok? Quindi non c'è magia, non è né meglio né peggio del resto, è qualcos'altro, ok? Un po' di concetti, quindi cosa ho a disposizione? Un po' di terminologia perché ci servirà dopo. Ho il concetto di cluster. Il cluster in realtà è semplicemente un insieme di macchine che si vedono tra loro in rete e che sono configurate all'interno di un manifest, che è il manifest del cluster, in cui io dico che questo nodo qua si chiama nodo 1, logicamente, come nome logico, che è di un certo tipo, e così via. Quindi ho dei nodi,
Questi nodi possono anche avere delle caratteristiche assolutamente di mia invenzione, che posso inventarmi, che mi permettono di segregare alcuni microservizi in una parte del cluster. Immaginate di avere 20 macchine, di cui 8 purtroppo non sono molto performanti per caratteristiche hardware, quindi potrei dire che le 8 macchine meno performanti fanno parte del presentation layer, e magari metto una proprietà che si chiama placement constraint, che chiamerò PIL, ok? La stringa PIL, e poi le altre le metto in una parte del mio cluster che chiamerò AL, application layer. Quando pubblico i miei microservizi, posso dire: tu che sei un microservizio che espone delle web API REST, per esempio, vai nel presentation layer. Tu che sei un microservizio invece che fa il lavoro pesante, vai nell'application layer. Questo significa che la parte di orchestration di Service Fabric, quando deve spostare i servizi perché ha necessità di farlo, e questo lo sa solo lui, ok, manterrà queste constraint, ok? E questo mi consente di organizzare anche un po' la situazione. In caso di, vedremo nei scenari di test, io posso avere un cluster con più nodi sulla stessa macchina, lo vedremo per la parte di sviluppo. Altri due concetti importanti, che però sono concetti che sono un po' cross rispetto a Service Fabric, li troviamo un po' dovunque, sono quelli di upgrade domain e fall domain. Un upgrade domain è un insieme di macchine che vengono aggiornate nello stesso tempo, ok? In questo disegno la 4 e la 1 verranno, nel momento in cui vedremo, proverò a fare un aggiornamento, aggiornate contemporaneamente. È evidente che quelle macchine, nel momento in cui sono aggiornate, potrebbero avere i microservizi o stati a bordo non disponibili. Per questo esiste il concetto anche di fall domain. Fall domain è invece un partizionamento dei miei nodi per nodi che possono avere problemi insieme, per esempio i nodi che fanno parte di uno stesso blade, ok? Perché se arriva qualcuno e stacca il blade, ok? Stacca la lama, quelle macchine hanno problemi. In generale questi due concetti sono ortogonali tra loro, perché se mettessi una upgrade domain interamente su un fall domain, credo che potrei avere dei problemi. Vedremo poi nella parte di sviluppo che anche il nostro cluster locale che usiamo per sviluppo ha questo concetto, ok? Questa roba è configurabile sempre nel famoso manifest di cui vi dicevo. Partition. Ok, i romani dicevano divide e tempera. È molto semplice, io ho tanti dati, se li partiziono, ogni partizione porta meno dati. Facile, ok? E quindi il concetto è lo stesso. Io cosa faccio? I microservizi o stati da Service Fabric non fanno altro che dividere il loro stato in partizioni, ok? Quindi io posso definire che il mio servizio di restituzione dei prodotti per la ricerca dei prodotti ha 20 partizioni. Significa che Service Fabric si occuperà di fornire 20 partizioni, nel senso della parola, poi vedremo che cosa significa, in cui io dovrò gestire i dati. Come il dato viene partizionato è, ahimè, compito nostro, per un motivo ben preciso, perché il modo con cui partiziono i dati dipende dai dati, e quindi siete voi che sapete i vostri dati come è più opportuno che vengano distribuiti in maniera equa, ok? E quindi Service Fabric vi dà delle facility, ma in realtà la chiave con cui andate a partizionare ve la dovete calcolare voi. In generale è molto abbastanza semplice. Ok, è un po', è esattamente, non un po', quello che fa una banca dati, il partizionamento. Le repliche. Ora, un microservizio per essere reliability, per dare affidabilità, non deve essere da solo, perché se muore, in quel momento il servizio non c'è più. E quindi c'è il concetto di replica. Un microservizio, ad esempio questo, in questa partizione, ha tre repliche. Esiste una replica primaria, che è quella responsabile in quel momento di rispondere al servizio, al microservizio, poi vedremo all'attore, e N, ok? Repliche secondarie che sono lì e sono pronte a scattare, perché se la primaria ha un problema, arriva quello e stacca il blade, per cui mi cade il nodo, una di queste diventa primaria e Service Fabric crea un'altra secondaria
presumibilmente su un nodo che non appartiene a un full domain in cui sono queste due, ok? Ci pensa lui, come lo fa? Adesso fa parte della, dipende dal trigono Saturno-Urano, è un algoritmo non nodo, però insomma funziona, o almeno quasi sempre funziona. Quante partizioni primarie e quante partizioni secondarie lo scelgo io, e soprattutto scelgo, e lo devo fare in maniera oculata, quando per me un dato contenuto nello stato di un servizio, ovviamente stiamo parlando di un servizio che mantiene a bordo lo stato, non di un servizio che usa una banca dati, quando per me quel dato è ok e quindi va bene così, nel senso, cosa succede? Io cambio lo stato in un qualcosa che sta nella primaria. E lui cosa fa? Dice alle secondarie, signori, lo stato è cambiato, fate il vostro aggiornamento, e quindi loro si aggiornano. Io potrei dire, che so, 5 partizioni, ma mi basta che almeno 3 abbiano risposto o aggiornato. Chiaramente anche le altre 2 si aggiorneranno, ma lo faranno dopo, e quindi il sistema è comunque fornisce comunque alta affidabilità, perché ho almeno 2, certo, se arriva uno e stacca la corrente al data center, quello potrebbe essere un problema, ok? E questo è un concetto abbastanza importante. Vi faccio vedere, quando voi installate l'SDK di Service Fabric e lo fate da Web Platform Installer, quello che vi fa lui è farvi apparire, non so se la vedete, un'iconetta qua sotto con il simbolino di Service Fabric che vi permette di gestire il cluster locale. Potete dire, voglio un cluster con un nodo, ed è evidente che qui l'alta affidabilità ve la scordate, ma magari dovete solo testare che il codice funzioni, o un cluster come ho adesso configurato a 5 nodi. Poi vi metto a disposizione una console manage, quel management che avete visto, che è esattamente questa, ok? Ora, come al solito, perfetto, quindi quello che vi dà questa console è l'elenco dei nodi a disposizione, ce n'è uno disabled, facciamolo ripartire, non si è aggiornato, facciamo così e lo riaggiorniamo. È evidente, no, evidentemente doveva, no, è chiaro che succede, si chiama effetto demo. Vabbè, facciamo ricaricare, no, ero sicuro di averlo riattivato, infatti era per quello, e infatti non è di solito. Riproviamo. Ok, questa console che vedete qui è la stessa che avete quando prendete un cluster di produzione, cioè su Azure, o lo distribuite su un cluster on-prem, ok? È la stessa, esattamente la stessa. Chiaramente nel vostro cluster di produzione non ci saranno 5 nodi, probabilmente non ci sarà un misero microservizio come ce l'ho io in questo caso, ok? E quindi avete l'elenco dei vostri pacchetti di microservizi. Pacchetto di microservizio, vedremo, è questo di fatto, in un certo senso, è questa area availability demo che vedremo dopo, ed è l'unità di deploy. Okay, io impacchetto i miei microservizi in modo che quando faccio deploy lo faccio via PowerShell, quindi in teoria potrei farlo anche con Continuous Integration. Questi vengono installati sul cluster. Ho i nodi, questo è rimasto in disabled, vabbè, ce ne faremo una ragione. Ho una serie di servizi che sono i servizi di Service Fabric, ok, questi qui sotto. La cosa interessante è che anche i servizi di Service Fabric sono microservizi. Questo consente a noi di aggiornare i cluster su Azure in maniera consistente, perché il processo di aggiornamento è lo stesso che fareste voi con i vostri servizi, quindi è omogenea la cosa. Per esempio, in questo caso io ho 2 microservizi, appena riesco a farvelo vedere, ok, e poi vedremo cosa sono. Il primo è semplicemente un attore, vedremo di cosa si tratta, un microservizio, mettiamola così, che ha lo scopo di darmi una sequence, quindi io lo interrogo e gli dico, caro microservizio, per la manifestazione CodeMotion mi dai il valore successivo di un intero, e quindi è una cosa molto banale, evidentemente, ma ci serve per la demo. E
quindi è un vero microservizio, service fabric, che altro non fa che far questo. Il secondo invece, lo vedremo dopo anche sul codice, è un servizio che hosta, quindi non sta sfruttando appieno l'SDK, in un certo senso, che hosta all'interno un endpoint OWIN, quindi una REST API, quindi una web API. Motivo per cui ho fatto in questo modo, perché io avrò una console che chiamerà una REST API contenuta in quel web API, che a sua volta staccherà una sequence e me la restituirà, ok? Questo in questo momento ha una sola partizione, che è quella, e tre repliche, ok? Ci siamo? Ribadisco, questa è una console che vedete anche in produzione, e una cosa interessante, velocemente, è questo cluster map. Questo cluster map vi mostra la matrice upgrade domain e fall domain per i nodi. Allora, qui vediamo due cose, intanto che i nodi sono sulla diagonale, non c'è, sono 5 nodi, 5 upgrade domain, 5 fall domain, evidentemente è il modo migliore, e che ogni nodo può essere di un tipo diverso, quindi potete definire, come vi dicevo prima, il tipo di nodo, ok? In questo caso il manifest di default ne crea 5 differenti, ma potete smanettarci sul manifest, non è un problema. Un'altra cosa interessante, un po' avanzata ma la dico, è l'utilizzo delle metriche. In questo caso di default Service Fabric vi dà delle metriche standard. Le metriche sono delle quantità su cui lui Service Fabric, con lei, se è una piattaforma, vedete voi, lei utilizza per capire se deve spostare dei servizi perché ha esaurito le risorse. In questo caso ci sono quelle di default, che sono il count delle partizioni, il count delle primary, il count delle repliche, ma in realtà io potrei creare la mia metrica. Ho una metrica di business che è il pippo, va bene? Per me il pippo è un'unità di misura che mi dice un po' quanto sta lavorando un mio microservizio. Poi dico che i miei nodi hanno una capacità di 100 pippi, va bene? E che il microservizio standard occupa 10 pippi, quindi in teoria lui riesce a mettere 10 microservizi per ogni server. Qualora un microservizio al suo interno comincia a lavorare tanto, può dire a Service Fabric: io in questo momento occupo 80 pippi. Quindi cosa fa Service Fabric? Ne ha uno che ne occupa 80 e magari altri 5 che occupano 10, non c'entro più, in realtà c'entra, però per voi non c'entra più. E quindi quello che fa è comincia a muovere gli altri per ripristinare una situazione stabile. Quindi questo è un modo con cui io posso, in un certo senso, controllare un po' il meccanismo di Service Fabric. L'algoritmo è ignoto, un po' come il terzo mistero di Fatima, una cosa del genere più o meno, quindi non l'algoritmo non posso intervenire, posso lavorare su questo. Quindi che faccio? Cioè, che ci faccio però sopra? Quello che posso fare fondamentalmente sono ho diverse strade. Posso lavorare col framework .NET, ok? E va bene. O lavorare con altro linguaggio. Un altro linguaggio mi consente di sfruttare, in un certo senso, tutta la parte di orchestrazione di Service Fabric, che è esattamente quello che fanno tutti gli altri orchestratori, e vedremo di accedere a qualcosa della piattaforma. Lato invece .NET, quello che posso fare è avere dei servizi, dei reliable service, capiamo dopo cos'è, al cui interno magari gira ASP.NET Core, o degli attori, ok? E qui andiamo sul film, gli attori. Ok, il più semplice, guest executable, ho una console Java o una console .NET e la voglio far girare perché mi sono drogato particolarmente dentro un approccio a microservizi, posso tranquillamente ostarla dentro i nodi di Service Fabric. Quello che posso fare da quella console, se non tocco il codice posso far poco, se tocco il codice posso interrogare la piattaforma utilizzando delle REST API. Container. Service Fabric può utilizzare dei container. Di default, quando fate girare su Windows, tiene i microservizi dentro i processi, quindi utilizza i processi come container. In realtà su Linux è in grado di usare Docker, se non mi ricordo male, e prossimamente potrà utilizzare i container Windows Server 2016. Questo è un guest executable più avanzato, nel senso che possiamo
ostare dei container e il codice può andare a interagire un po' di più con la piattaforma. Quello interessante invece è il reliable service. Il reliable service è, vedetelo un po' come un web service, un incrocio tra un web service e un Windows service vecchia maniera. In sostanza io posso avere due casi, uno stateless e un stateful. Lo stateless, vi ricordate il diagramma di prima, è quello che ha della logica, ma i suoi dati sono tutti da un'altra parte, ok? L'altro invece, lo stateful, è di fatto un servizio che potremmo vedere logicamente in questo modo, quindi un qualcosa davanti che mi ridireziona verso diverse partizioni, e lo stato è interno al servizio, in realtà è nel servizio e poi nelle repliche e poi serializzarlo sul disco, ok? Gli attori, i servizi hanno la caratteristica di essere multithread, quindi possono essere invocati da n fonti contemporanee. L'attore invece è, i reliable actor, sono un'implementazione del pattern del modello actor, che in realtà viene dalla fisica se non sbaglio male, è del 1973, che permette di realizzare, di implementare unità di computazione single thread nel caso degli actor di Service Fabric. In che senso? Nel senso che finché lui lavora è un po' come me, io se faccio una cosa non ne posso fare altre, no? Quindi finché faccio qualcosa, chiunque mi chiama aspetta, ok? E questo in alcuni scenari ha tanto senso. Immaginate il processo di pagamento di un ordine, no? Finché io faccio qualcosa, nessun altro mi deve cambiare lo stato. In un approccio normale noi avremmo dovuto gestire questo fatto, perché una classe .NET è multithread, quindi avremmo dovuto gestire che in un certo stato nessuno mi può chiamare. Qui la transazionalità me la garantisce l'attore stesso, quindi se io sto facendo qualcosa nessuno rompe. Questo c'ha una controparte. Se io faccio qualcosa troppo spesso, nessuno può rompermi e la piattaforma si ferma. Quindi anche questo è da capire, dobbiamo capire quando utilizzare un servizio e quando utilizzare un attore. Sia i servizi che gli attori, qual è il trucco in realtà che sta dietro a questo? È che un attore, gli attori sono poggiati sopra il reliable service, quindi un attore ha un suo stato, ok, un suo mini, uno staterello, mettiamolo così, che in realtà non è altro che una parte dello stato del servizio reliable service sottostante, ok? Ed è di fatto il reliable service che si occupa di transazionare le chiamate all'attore, mettiamola così, brutta ma insomma si rende l'idea. Vediamo un po' il codice di prima. Allora, intanto magari, allora, Visual Studio, quello che ho qui è un package, questo è quel package che avete visto nel cluster ed è unità di deploy, ok? Ho un attore, quindi è un progetto con dentro una classe che ho chiamato Sequence Actor. Questa classe, a questo punto questo non serve più, non è altro che una classe con uno stato, una definizione di persistenza dello stato, perché io posso decidere che un attore non persiste il proprio stato, vabbè, una calcolatrice, poco di più. Un attore persiste il proprio stato solo in memoria, il che significa che quando lo aggiorno, lui aggiorna la sua memoria, aggiorna la memoria delle repliche, è tutto ok. Qual è il vantaggio è che è più veloce, perché lo scrive sul disco. La controparte è che se qualcuno mi ammazza tutte le repliche, tipo va via la luce e si spegne il cluster, non dovrebbe succedere, il lettore è andato. Questo persiste, invece, oltre a tenerle in memoria nelle repliche, lo scrive anche sul disco, il che significa che se qualcuno mi spegne il cluster, quando riparte, questa roba c'è ancora, ok? Lo scelgo in base a ciò che voglio ottenere. Un attore viene chiamato da qualcuno con un URI, come se fosse una web API in un certo senso, e con un identificativo, quindi effettua, completa il pagamento dell'ordine 555, quindi Service Fabric, quando voi chiedete un endpoint all'attore 555 con l'URI ordine, mettiamola così, sa esattamente, perché ha un meccanismo di naming, di discovery, sa esattamente su quale nodo si trova, lo invoca, e se l'attore non è vivo, perché un attore è un oggetto .NET, quindi viene garbaggiato,
se non è vivo viene chiamato non-activate. Nel mio caso, banalmente, quello che faccio è sfruttare questa classe che è data di default dall'SDK e che gestisce lo stato per creare il contatore che inizialmente ha valore 0, magari senza danneggiare tutto. Poi la caratteristica di un attore interessante dentro Service Fabric, dentro l'SDK di Service Fabric, è che un attore espone un'interfaccia, quindi per chi lo usa da .NET non è altro che chiamare dei metodi. In realtà è, vedremo, chiedere alla piattaforma voglio un endpoint per quell'attore, URI, ID, e poi chiamare i metodi dell'interfaccia. Nel nostro caso questo get next sequence async è un metodo che stacca il successivo. Come funziona? Intanto async, perché questo meccanismo è tutto asincrono, ok? Service Fabric è una piattaforma che ha un concetto di live. Se un microservizio non risponde a un thread di live, quel microservizio è morto per Service Fabric, e quindi vi avverte che c'è qualche problema, motivo per cui tutte le chiamate devono essere asincrone. Secondo, io entro in questo metodo, ho accesso allo state, come vedete in state manager, faccio tutte le modifiche che voglio, quante me ne pare, nessuno mi può rompere le scatole perché sto lavorando. Nel caso in cui io chiudessi con un'eccezione perché va male qualcosa, lo stato, i cambiamenti fatti fino a quel momento non vengono persistiti, ok? Questo mi consente di dire che in realtà lo stato viene persistito al return, all'uscita dal metodo, o se io forzo il salvataggio. Questo mi consente di dire che se esco correttamente ho fatto una transazione, e questo è un valore aggiunto, a mio modo di vedere, per l'esperienza che ho. Quindi cosa faccio? Stacco, mi recupero il valore attuale e se non c'è ci metto zero, tante volte fosse andato male fuori. Mi costruisco un DTO da tornare indietro, da ritornare al chiamante, quindi posso lavorare con delle classi DTO come farei se fossi su una web API, e poi aumento, incremento il contatore. Cioè, niente di, cioè non ci andiamo sulla luna con questo, spero. In realtà quello che ritorno, vedremo nella console, è il valore corrente, il nodo, il nome del nodo e la versione del package distribuito, perché quello che vi faccio vedere adesso è che lancerò la console, poi piglio e butto giù un nodo, cioè il nodo dove è la primaria. Quello che mi aspetto succeda, spero, è che il contatore magari rallenti, ma che non perda i valori e quindi non salti di valore, no? E quindi mi garantisca l'alta affidabilità. Il chiamante, quindi ovviamente un attore dispone di un'interfaccia, ok? Che ha l'unica caratteristica di essere derivata da un'interfaccia, una marker interface dell'SDK, e purtroppo la brutta cosa che i metodi che non supporta gli overload, ok? Questo però, se ci pensate, ci sta, perché se il metodo di un attore è un URI, come lo definisco l'overload, ok? E quindi, a parte questa limitazione, ma ce ne faremo una ragione, ci siamo. All'interno della mia web API, che è quella che chiama l'attore, la troviamo magari se vado nel controller, ma prescindendo dalla struttura, quello che succede è che io chiedo alla piattaforma, cara piattaforma, tramite quell'actor proxy con la classe di Service Fabric, mi serve un'istanza di iSequence Actor, che è l'interfaccia che io sto, su cui sto lavorando, per un ID che in questo caso gli viene passato da fuori, useremo CodeMotion, ok? Per CodeMotion, con queste caratteristiche, questo URI, ok? Questo URI, composto da due parti, ma è un URI alla fine, non è altro che, guardate, quello là sopra, scomposto in due, ok? Ce l'avete qui. Potete configurare tutto quello che vi pare, fino all'inverosimile. Quindi non vi preoccupate. Di solito non si configura mai nulla. E poi non faccio altro che chiamare quel metodo. Che succede? Service Fabric dice, ok, dove sta sto attore? Non c'è. Allora dove lo posso mettere? Su quel nodo. E lo tiro su e mi si collega, ok? Solo in questo momento, non quando chiedo il link. Se invece lo trova, sa dov'è ed è vivo, lo interroga, ok? Ci pensa lui a spostarli, a garbaggiarli, ci pensa tutto lui. Ma vediamo se funziona. Quindi quello che faccio è chiamare quella test console, che non fa altro che
invocare la web API e ci metto come sequence code motion. Ok, fino a qui ha funzionato e quindi questo tin sta chiamando senza soluzione di continuità, ok? A randa, come si dice in gergo tecnico. Poi vado qui e dico, ah, vedete che è la, chi risponde, se lo vedete, è il nodo 3. Allora io, siccome sono astuto come un cervo, vado nel nodo 3 e dico, sai che c'è? Deattivalo rimuovendo tutti i dati, quindi sdraia tutto. Oh, attenzione, sta roba funziona anche in produzione, cioè se fate una cosa del genere in produzione tirate giù un nodo. Quello che succede è che io prima o poi dovrei vedere che quello magari rallenta, probabilmente lo fa perché la mia macchina in questo momento ha qualche problema, eccolo, a un certo punto spero non ci sia un salto da 135 al successivo. Questo è fatto apposta, c'è l'attesa, ok, non c'è stato. E si è spostato sul nodo 0, quindi lui ha spostato. Nel frattempo nella console avete visto anche che, ah ecco, lo sta facendo, sta giocando con le partizioni. Ora non si sta aggiornando correttamente, però il meccanismo è questo, ok? Io ho tirato giù un nodo, il mio servizio ha continuato a funzionare, i dati non li ho persi. L'importante non è che sia rapido, è che io non perda i dati, attenzione. Ci siamo quasi. Per concludere vi faccio vedere un'altra caratteristica che hanno un po' tutte le piattaforme di questo genere. Ora proverò ad aggiornare, a fare un deploy a caldo mentre questo signore gira di una nuova versione del software. E qui ci vorrebbe rullo di tamburi, perché cosa faccio? Banalmente da Visual Studio posso fare tasto destro, publish, e quindi gli dico vai a pubblicare, e qui possiamo parlare per un minuto e mezzo e dire, vedete che lui ha una connessione Azure e va bene, però ha anche dei profile sopra, quella parte là sopra. Questo vi consente di avere delle configurazioni specifiche per ogni piattaforma. Quindi finché sto in locale ho la mia stringa di connessione sul mio server. Quando magari lo metto sul cloud, in test, ho un'altra stringa di configurazione e così via. E posso cambiare anche il numero di partizioni, il numero di repliche, ok? Quindi non va solo nelle configurazioni mie, ma anche in quelle di sistema. In questo caso gli dico, guarda, per me è nel mio codice, la versione del codice, io non sto facendo cambiamenti, tanto ce ne accorgiamo dal numero di versione, per me la versione del codice è la 1.1, va bene? E gli dico file upgrade sul local cluster. Quello che dovrei vedere, se tutto va a buon fine, e sarebbe un record visto che fino adesso ha più o meno funzionato, è questo. Allora qui sopra, vediamo un po' se riesco a sbrigarmi, qui sopra in questa parte vedete che c'è la versione, ok, attuale. Vediamo se trovo dove sono i parte di aggiornamento. Cioè, non me la ricordo mai, abbiate pazienza. C'ho anche una certa età, poi spero mi capiate. O magari non è ancora partito, ok. Ok, lì sta creando, ok, e a un certo punto non riesco a trovare dove il, eccolo, vedete che sta partendo, passando dalla 1.0 alla 1.1, e guardate quella roba lì, quella roba sono gli upgrade domain. Lui adesso aggiorna, a un certo punto quando aggiorna l'upgrade domain 0 fa esattamente quello che aveva fatto prima, ma la versione è rimasta 0. Certo, lui l'ha spostato sull'upgrade domain 4 che non ha ancora la nuova versione, quindi sta lavorando. Mi sembra che il contatore sia ancora in barba alla legge di Murphy, buono, e adesso aspettiamo che arriva all'upgrade domain 4 affinché il nodo 4 venga aggiornato e lui sfrutti lo stesso meccanismo che sfrutta quando cade per spostarlo da un'altra parte. Però sbrigati, perché ci avremo, ok, non dovrei aver perso nulla, la versione è stata aggiornata,
Ok, se va male qualcosa a metà dell'aggiornamento, nella parade 3 del domain 3, lui fa rollback alla versione precedente, ovviamente vi avverte, non è che lo fa, vi avverte che è andato male e torna indietro alla versione precedente perché lui ha tutte le versioni a disposizione. C'è moltiplicate per 1000 quello che vi ho detto a da vedere, è solo per darvi uno spunto, ok? Sì, ma chi lo usa sta roba? Beh, non molti. Questi signori qui sono su Service Fabric, sono qualcosa che funziona abbastanza, diciamo. Il 30% dei core di Azure è Service Fabric, quindi non poco. E già il fatto che alcuni di questi lo sfruttino pesantemente, l'IoT Hub è in grado di macinare milioni di messaggi, quindi insomma si può fare. Tanto per stringere, Service Fabric è container orchestration più SDK, ok? È usato tanto in Azure, tanti clienti lo stanno adottando, quindi significa che più o meno funziona, poi sta a noi essere bravi a scrivere il codice. Può girare sul cloud e sul premise. Il fatto che può girare sul premise non è secondario, perché in realtà, se ci pensate, come ve l'ho detto, Service Fabric è un ibrido, ha un aspetto PaaS, perché quando lo uso dentro un cloud Azure è un PaaS, è un platform as a service, ma è IaaS, perché se lo installo sul mio on-prem devo gestirmele io le macchine, devo gestirmi il cloud. Il fatto di essere tutte e due, soprattutto di essere IaaS, fa sì che se io vado su un altro cloud che dispone di macchine virtuali, io mi installo Service Fabric, mi creo il cluster io, lo posso fare come lo farei on-prem, ok? Posto che stiamo lavorando con il principale nostro competitor per portare il pass di Service Fabric anche lì, ma in realtà lo possiamo fare comunque. Gira su Linux e Windows, chiaramente su Windows è molto più maturo, su Linux vi do i riferimenti, è in preview, però c'è. D'altronde altri competitor sono molto più maturi su Linux e sono in preview su Windows, quindi ce la giochiamo insomma alla pari. E in realtà posso utilizzare più linguaggi, framework, è .NET, ma in realtà ci faccio girare quello che voglio. Vi lascio dei reference, ok, e dei video interessanti di Ignite, che è una nostra conferenza da poco fatta, soprattutto questo vi dà un'idea di dove stiamo andando, il primo, ok? Le slide immagino che vi saranno date, quindi a questo punto andiamo con le domande. Sono dubbi per... Ma verrà supportata anche una versione per Macintosh? La domanda è se verrà supportata una versione per Macintosh, non lo so, non credo, perché non credo che esista, non so se esistono server Macintosh, sì, non lo so, non ne ho idea. Però possiamo poi chiedere, in uno di quei link c'è il blog, se seguite il blog lì ci sono informazioni, non ne ho idea, non credo a breve però, perché abbiamo Linux ancora, quindi ci abbiamo da gestire ancora quello, quindi non lo so, non credo. Sì, beh, mi dice giustamente, Service Fabric ha delle soluzioni per il logging. Allora, Service Fabric nativamente, quando create il progetto, vi dà come logging ATW, che è il Trace Windows. In realtà esiste la possibilità di utilizzare per esempio Application Insight per loggare dall'interno dei servizi, quindi c'è l'integrazione con Application Insight. Allora a questo punto vi ringrazio, grazie mille.